Ben trovati, benvenuti in questo nuovo appuntamento con Pokémon Violetto. Nello scorso video ho conquistato la medaglia del Team Star Divisione Veleno ed oggi dove me ne vado? Sinceramente vorrei andare a fare un altro membro del Team Star, ma non è il caso. Invece potrei fare tranquillamente la palestra della Sierra Napada. Questa qui, la palestra ghiaccio. E poi andare a Neveria. Boh, non lo so perché stanno troppo vicine, mi puzza la faccenda. Quindi oggi andiamo a fare prima la palestra, intanto vado a Passaggio Mescaglia come destinazione per non perdermi del tutto. E si passa per di qua, non ho ancora la scalata, quindi sì, per forza. Che poi c'è questa strada che arriva da Mesturia, roba di un minuto di camminata e si arriva qui vicino alla monte che porta alla Sierra Napada. Praticamente io ho fatto il giro turistico in realtà, però anche partite da Mesturia va bene uguale. E allora iniziamo questa scalata alla Sierra Napada. Ehi là, quanta robina. A te ti ho già sfidato. Bello questo. Oh, la grotta allora, Si vede poca roba. Voi vedrete ancora meno visto che YouTube scurisce ancora di più. Vediamo un po', in realtà su qualsiasi stream si vedrebbe ancora meno. Lo slalom sulla neve, che cos'è? Si fa slalom? Magari. Sono venuto apposta fin qui perché ho saputo che si può fare lo slalom sulla neve. Davvero? O è solo perché il capopalestra Gruscia è maestro di snowboard e quindi... Ma forse è la prova della palestra, magari! Perché sinceramente le prove della palestra sono state tutte un po' deludenti. E quella di Mesturia era strana. Soprattutto quella che ci ha fatto fare Kissara era davvero insulsa come prova. Non so neanche definirla prova. Quando vai a rinnovare la patente è uguale, ti fanno quell'esame lì. Aguzza la vista? Cos'è? Sulla settimana enigmistica ci sta quel tipo di gioco, dai. Eccoci qua. Ah, ma qua ci sono un sacco di allenatori anche. Interessante. Grasso spesso, quello che c'ho io. Oh, sì, vabbè, amico mio, fa l'agguato. Dai, andiamo. Ovviamente tutta quanta sta gente la speed off camera, ci mancherebbe pure. Mica sono scemo che non affronto gli avversari. Però un giretto me lo voglio fare. No, non credo che... Giuro che è la prima volta che vedo sto bug nel mio gameplay. Praticamente sto vicino alla tipa lì. Cosa? Alla fine mi è successo un bug. Sto vicino alla tipa. E è come se stessi combattendo con Florges, ma... Dov'è il mio Pamot? È dentro la roccia! Ma che... Oh, quindi se esserci la vera neve. Abbiamo altri Pokémon nuovi. Abbiamo Grivard. Allora, si sale. Wow. Snomo l'ho catturato. Sitoddle pure. Sneasel l'ho catturato. Ok, Grivard sì, ho anche Houndstone, quindi non mi preoccuperei più di tanto alla fine. Wow, che bello. Oddio, è un po' spoglio, Ci avrei messo più alberi. E avrei tolto sta erba. Mamma mia, che bello! Bello, Bertic! Che figata! Aiuto, aiuto, aiuto! Sono belli i nuovi modelli dei Pokémon. Poi giocano anche con la luce, per fortuna, come dovrebbe essere da sempre. Bello davvero. Per il resto il gioco ha un margine di miglioramento non indifferente. Ah, ma sono arrivato, bene. Ma eccoci. Eh sì, è proprio un punto sportivo, Guarda un po', mi sa che davvero facciamo lo slalom allora. Sì, dai.
Dai che si può. Questo è il campo. Mamma mia, piccolino. Ma tutti così piccoli sono? Non mi sembrava. Terra ghiaccio, ok. Possiamo entrare allora. Io qua sto proprio in abbigliamento proprio estivo. Mi metto la tenuta invernale che sennò congelo. Oh, Zim! Salve, Link! Come sta andando la ricerca del tuo tesoro personale? Alla grande, proprio. Mamma mia, One Piece ho trovato. Oh, è chiaro in mente il tuo obiettivo. Niente male, davvero. Sono molti gli alunni che scelgono di affrontare le palestre per la propria ricerca di tesori. Questo perché, nonostante le difficoltà, è una sfida che regala soddisfazioni. Quindi ti ho aspettato qui per incoraggiarti. Dopotutto sono il referente della tua classe. Un forte nuovo, mi serve, Se ti avanza un po' di tempo per il Pokédex ne sarei molto felice, dato che l'ho sviluppato io. Ma, amico mio, lo sto riempiendo come un uovo. Oh, eccoci qua. Siamo dei bei fighetti con l'uniforme invernale, Buongiorno, caro Gesualdo. Io vorrei iscrivermi per affrontare la palestra. Devo fare l'esame della palestra? Che consiste in uno slalom sulla neve. Allora. Ok, in cima all'appendio. Non può essere deludente fare slalom sulla neve. No, voglio dire, è lo slalom sulla neve. Non può essere deludente. Deve essere bello per forza, no? Ok, eccomi. Se raggiungerai il traguardo entro il tempo massimo, avrai superato l'esame. Vuoi sottoporti all'esame? Va bene. Cioè, mi ha detto quello là sotto, un groppa al Pokémon e scendi. Grazie. Che poi che sarà? Tipo le solite cose, avanti più veloce, indietro più lento, gira a destra, gira a sinistra. La stradina pare abbastanza lunghetta, quindi sarà tipo un minuto di tempo almeno. E devo passare attraverso i segnatempo. Checkpoint, come li chiamiamo? Non lo so. Ogni gioco c'ha un nome diverso, più o meno, non tutti, ma... Ok... Ok, posso anche colpire. Oddio, insomma. Beh. Insomma, mi aspettavo un po' diversa la faccenda, Ok, ma non penso mi diano penalità se colpisco le bandierine, no? Ok, si manovra malissimo. Certo, non mi aspetto 1080 snowboard, ma... Insomma. Qui c'era una Pokéball. Me l'ha scammata. Ma mi ha scammato la Pokéball. Tra le tante cose, questa è la minore. Sembrava quasi riguardare Grusha ai tempi d'oro. Immagino che gara abbia fatto Grusha allora. Sono pronto ad affrontare Grusha ora. Ho messo davanti Pomot, che tanto ha una mossa lotta. Sì, che può colpire dalle 2 alle 5 volte e molto spesso fa 2, massimo 3 colpi. Però, beh, ce la possiamo fare. Al massimo se mi manda, che ne so, Seatoddle, Seatitan, voglio dire, cambio, non lo so. Vado intera. Questo è Seatoddle. Ecco Grusha, va. Sei qui. Che freddo. Tu sei lo sfidante? Io sono Grusha, un ex snowboarder professionista. Ora faccio il capo palestra. Ho notato il sangue freddo con cui scivoli sulla neve. Non male. Ma non montarti la testa. Le montagne innevate sono pericolose. Possono stravolgere il corso della tua vita in un attimo. Ed è per questo che loro hanno una palestra vicino alla montagna. Così se c'è una slavina, ti saluta. Lo stesso vale per le lotte Pokémon. Niente è più pericoloso che illudersi di averne ormai imparato tutti i trucchi. Sinceramente non credo sia una buona idea sfidarmi in una giornata così. Sei sicuro di volerlo fare? Ma che domanda è? Come vuoi, ma non lamentarti se comincia a sudare freddo. Mi spiace, ma il lavoro è il lavoro. Spero non penserai che ho il cuore di ghiaccio. È un avvertimento per caso, Grusha? Ma perché ti potrei denunciare? Però mi costringe a mostrarti quanto la realtà sia ben più gelida di questa neve.
E cominciamo con Frostmoth. Bene. Allora, Frostmoth è coleottero ghiaccio? Se va a finire male per te, non dire che non ti avevo avvisato. Guarda, non me la prendo, 47, è un livello abbastanza alto. E non immagino che questa sia la palestra finale. La finale sarà probabilmente quella che sta qua vicino. Wow. Me l'ha trivellato. Come ha fatto? Continua a lottare. A sto punto, se ci rimane, ci rimane. Ma perché per Frostmoth non potevo usare sberle tese, ovviamente. E acqua getto, ma dai. Vabbè che gli orsi bianchi sono nuotatori eccellenti, però acqua getto. E ti mando Flamigo, che almeno ti fa doppio calcio. Tra l'altro non ho ancora dato il soprannome a nessuno, a parte Croccome. Doppio calcio. Ah, sta qua. Ho premuto una volta sola. Bene che sto un po' influenzato, però non penso di essere tanto rimbambito. Ma dai! E allora? Vabbè, io ti mando Croccomela, se proprio vuoi fare a botte. Io ti avviso, non faccio prigionieri. E mi aumento anche l'attacco speciale, così il prossimo Pokémon che mandi te lo sciotto. E il terzo pure. Manda Sea Titan. Ah, è l'ultimo Sea Titan? No, non è l'ultimo. Vado in Terra Crystal. Almeno facciamo una cosa veloce. Va. Chissà però se fosse meglio una Terra diversa per Croccomela. Tanto le Terre si possono cambiare a Mesturia. Ho visto. Parli con lo staff del ristorante e ti cambiano le Terre. Però mi sa che devi avere il Teralite adatto per cambiarlo. Chissà quale sarebbe meglio per Croccomela. Pokémon Fuoco Spettro. Qualcosa che lo rende immune oppure che dà normale al danno che riceve da... dal tipo spettro o terra o roccia o acqua. O buio. Spettro e fuoco hanno molti counter, sì. Altaria. Ok, Altaria. Del talento ce l'hai, lo ammetto. Ma ti basta un passo falso per finire in un crepaccio. Le lotte sono come i monti innevati. Le condizioni possono cambiare completamente all'improvviso. Pulsar. Devo mandare uno che revitalizza gli altri. È veloce. Grafaiai, che non so se voglio tenerlo in squadra. Alla fine. Servirebbe un folletto in teoria. Perfetto, brutto colpo. Ci voleva un po' di brutto colpo, dai. Revitalizzato Croccomela, perfetto, mandiamolo. Ha dato anche una super pozione. Canzone ardente non basta perché si è ricaricato. O meglio, perché non c'è più il buff di prima. Però non basta, infatti. Però Tifone mi ha mancato. Ok, ora c'è. Anche mi colpisce Tifone o Drago Pulsar. Buono. Fatta. Insomma, non era difficile. Ma il livello era alto. 47, non me l'aspettavo. Quindi l'ultima palestra, quella spettro, che sarà intorno a 55-56. E la Lega di conseguenza arriverà oltre 60, la super campionessa. Vabbè dai, che può fare. Ci sta. È decisamente sciolto il ghiaccio. Che battutone. Un ardore tale da far sciogliere ogni ostacolo che ti sbarra la strada verso il futuro.
Mi ricordi com'ero tempo fa? Ah, scusa, ignorami. Eccoti la tua medaglia. Vuoi che facciamo una foto insieme per festeggiare la vittoria? Sono abituato ad avere rapporti interpersonali un po' più freddi, diciamo. Ma ok, faccio un'eccezione per te. Con quel mignolo alzato, cosa sta a rappresentare? Questa medaglia è quella che ha l'artwork più pulito fra tutte. Com'è possibile? Le altre sono un po' sgranate, ma questa è la migliore, oh. Ci picchia. Con 6 medaglie delle palestre è più facile catturare Pokémon fino al livello 50. In più dovrebbero darti retta senza fare storie. Ah, prima che me ne dimentichi. Tieni anche questa. Vortighiaccio. Ok. Dovrebbe tornarti molto più utile di una foto con me. Se la mia compagnia non ti lascia di ghiaccio, torna a trovarmi. Ci si vede. Bisogna rifare le palestre a fine gioco, ho visto. E tornerò sicuramente a trovarti, Gruscia. Non preoccuparti. Nemi ancora non si è vista. Ha freddo, quindi non è venuta. Oranzio. Mi sono permesso di osservare a distanza la tua sfida in palestra. È stata una prova degna di 10 e lode! I miei complimenti! Neanche il tempo di mandare in campo Pomot che subito ha scatenato un attacco tempestoso. E tu, messo all'angolo il tuo avversario, hai sfoltellato dalla tua tavolozza di mosse quella delle più sublimi sfumature, facendole seguire alla perfezione dai tuoi Pokémon allenati ad arte. Ah, chiedo venia. Ero in preda a un turbine di emozioni. Andando al punto, noto che hai fatto notevoli progressi. Mi dice anche di tornare all'Accademia per studiare. Non lo faccio. Non lo farò e non lo farò mai. Bene, bene. Lotta in palestra fatta. Medaglia acquisita. Amici miei, vi ringrazio per aver seguito il video. Nel prossimo andrò a fare un altro del Team Star. Mi conviene. Mi conviene fare il Team Star e vedere di allenare magari un folletto. Ad ogni modo, io vi ringrazio per aver seguito il video. In descrizione trovate tutti quanti i link utili. E se ancora non siete iscritti, magari iscrivetevi a noi. Ci vediamo ovviamente alla prossima. Bye bye.